Dal 5 al 25 febbraio è di scena Matt Jets, quattro in concerti fra il Metastasio e il Fabricone e una serie di incontri alla Scuola di Musica Verdi. Il filo conduttore della 24esima edizione è il viaggio, tema a cui si ispira anche la locandina. Lo spettacolo inaugurale sarà su una delle storie di vita anche più drammatiche, ma anche appassionanti della storia del jazz, che è quella di Chet Baker, il grande trombettista. Ed è uno spettacolo che mescola teatro e musica, perché c'è un testo di Leo Muscato, che è anche il regista, degli attori anche importanti come Alessandro Averone, e la musica di Paolo Fresu, che con il suo trio sarà sul palcoscenico. Due trii, e quindi porteremo il pubblico attraverso due sonorità diverse, una delle quali è quella proprio di un viaggio come quasi interstellare, perché San Ra, a cui è dedicato il concerto, diceva di venire da Saturno. Un terzo concerto dove invece il tema delle storie ha a che fare più con il cinema, cioè l'idea di fare della musica come quella del Settetto di Massimo Falascone, ispirata ai film di Georges Méliès, cioè il padre del cinema fantastico. L'ultimo concerto di quelli istituzionali, poi ci sono tutti gli eventi dell'OFF, ma l'ultimo, diciamo, principale è quello di Maria Piedevito, Core Corasao, che ha avuto l'ardire di tradurre in napoletano le canzoni brasiliane di Chico Buarque. Per la rassegna Matt Jazz Off alla Scuola Verdi, il 3 febbraio arrivano i giovani talenti con la New Talent Jazz Orchestra. Il 10 è previsto un incontro con Roberto Masotti, fotografo ufficiale del Teatro La Scala. Il 17 febbraio Cristiano Calcagni presenta Stoma, mentre il 24 febbraio chiude la rassegna Stefano Zenni con l'incontro Storia e immagini del jazz e del cinema. Abbonamenti in vendita dal 18 dicembre, mentre i biglietti per i concerti a partire dal 9 di gennaio.